Questo sarà un video difficilissimo. Ciao a tutti, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video di Hot and Cold, la rubrica dove vi parlo dei giochi che ho provato per la prima volta nelle 2 settimane appena trascorse. Ma come per l'ultimo video andrò a racchiudere l'intero mese di agosto, perché tra vacanze e altro non sono riuscito a fare il video di metà mese. Inoltre, sempre in questo video vi parlerò anche di tutti i giochi provati al Giocaosta e della manifestazione stessa. E i giochi sono davvero, davvero tanti questo mese, perché ne ho provati ben 18. Quindi dobbiamo iniziare subito, ma come sempre, prima di farlo, promotion time, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione troverete i link per acquistare i giochi citati in questo video, che insieme ai vostri preferiti li potrete acquistare senza spendere un soldo in più. Facendo così supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora, ma soprattutto a darvi sempre più contenuti. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione troverete anche le recensioni dei giochi citati in questo video, quelle che ovviamente ce l'hanno, e inoltre i link a tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram, dove troverete foto in esclusiva, contenuti che troverete solo in quella piattaforma, dietro le quinte, domande per la community e tantissimo altro, tra cui le schede dei giochi citati in questo video, dove voi direte se sono top o flop. Quindi cominciamo subito, bando alle ciance, ma prima di dare la sigla, perché altrimenti questo video durerebbe 14.000 ore, una clessidra. Cercherò di raccontarveli tutti uno per uno, ciascuno in 90 secondi. Ce la farò? Beh, scopriamolo. Sigla! I giochi provati per la prima volta nel mese di agosto sono ben 18, ma di Two Rooms, che è quello che vedete qui, ve ne parlerò nel prossimo video in maniera più approfondita, perché altrimenti non avrebbe lo spazio che merita. Però, intanto, se volete, qui in alto, tra le schede, trovate la mia video recensione. Il primo gioco di cui vi parlo oggi è Parola per Parola, il nuovo titolo targato Asmodee. Qui sotto in descrizione troverete la mia recensione approfondita e qui in alto, tra le schede, il mio gameplay. Un gameplay davvero da sbellicarsi dalle risate. E allora, cominciamo subito! Via! Parola per Parola è un gioco social basato appunto sulle parole. Sul tavolo ci sono queste lettere e ogni turno ci sarà una categoria. La squadra attiva dovrà pensare una parola inerente alla categoria che abbiamo appena pescato e ogni lettera che comporrà questa parola l'andremo a spingere di una tacca verso la squadra avversaria. Dopo 3 tacche, se non ricordo male, escono dal tabellone e fanno punto. La prima squadra che arriva a 5 punti vince la partita. È davvero molto semplice, perché le regole ve le ho appena spiegate qui in pochissimo tempo. E non è un gioco basato sul trovare la parola più difficile o quella giusta, ma quella che più ci conviene anche in base alle lettere o che sono già verso il margine dell'avversario o per togliere quelle che sono vicino al nostro margine, per evitare di far fare punto all'avversario. Un gioco divertente che, se giocato veramente con il gruppo giusto, vi farà sbellicare, come nel gameplay che potrete vedere. Semplice, veloce, facile, che dire, non può che finire tra i mi piace dei giochi provati in questo mese. Ho anche avanzato tempo. Il secondo gioco di cui vi parlo oggi è un Kickstarter, se non sbaglio, perché vi parlo di Transmission. Transmission ha un gioco che i materiali sono davvero molto molto belli. Questi robottoni che sono sulla plancia, che andranno a girare per raccogliere risorse che poi verranno tramutate comunque in tubi che ci daranno punti vittoria, oppure comunque dei miglioramenti da aggiungere proprio ai robot per autocomporsi e quindi diventare sempre più potenti e quindi creare l'asimmetria tra i giocatori, è molto interessante. Ha comunque delle regole molto semplici. I robottoni, veramente queste miniature sono meravigliose, fanno anche parte di un illustratore comunque bellissimo, che vi lascio qui, che ora non mi ricordo, anche grazie al tempo e alla frenesia. È un gioco, come vi dicevo, semplice, forse ha un po' troppe cose, cioè come sempre i Kickstarter tendono a pomparsi per sembrare un po' più ganzi di quelli che potrebbero essere, quindi è un po' meno lineare perché c'è un'insalata di punti a fine partita.
Comunque è molto carino, è molto puccettoso. Mi piace anche il fatto di prendere le carte, giocare le carte, e una volta giocata va in fondo al proprio mazzo, e quindi in base a come le scarteremo poi ce le ritroveremo in mano. Proprio una programmazione in tutti i sensi. Molto carino, semplice, comunque dopo una partita si capisce benissimo il regolamento, peccato per l'istante dei punti, ma comunque mi fa piacere il gioco e quindi va a finire tra i mi piace dei giochi provati in questo mese. Il terzo gioco di cui vi parlo oggi è Meepleland, un gioco di strade, parchi e giostre. In questo gioco andremo a spendere i nostri soldi per andare a costruire le giostre che andremo a piazzare sulla nostra tessera parco per attrarre un determinato numero di visitatori. Il primo che poi passerà, quindi non vorrà comprare altre giostre, andrà a scegliere un bus, un autobus, con determinati tipi di visitatori, sia in tipologia che in quantità. Poi si prenderà questi visitatori, questi meeple, che andrà a piazzare proprio direttamente sulle giostre, e più visitatori avrà e più punti farà. Alcuni meeple daranno più o meno punti, anche le giostre in base a quante ne avremo, quante diverse ne avremo, e poi se ci sono anche dei servizi annessi. Il fatto che le giostre possono essere un po' orientate come vogliamo mi dà un po' di fastidio, perché il colpo d'occhio è un po' confusionario. È un gioco che funziona, è molto lineare, però secondo me almeno ho trovato che non aggiunga niente di più a quello che magari poteva essere un Steam Park o comunque altri giochi di questa categoria, ed è un po' un peccato. Funziona, però non aggiunge niente di nuovo, forse i bus, ma non mi ha particolarmente convinto. Il tempo sta per finire. Anche la grafica non mi ha attratto particolarmente, se devo essere sincero. Per questo motivo, anche se il gioco comunque funziona a gusto personale, va a finire tra i non mi piace dei giochi provati in questo mese. Il quarto gioco di cui vi parlo oggi è Fallout Shelter, il gioco da tavolo tratto dal celeberrimo videogioco. In Fallout Shelter dovremo andare a piazzare i nostri lavoratori nei vari livelli del Vault per cercare di prendere le risorse, costruire nuove stanze e così guadagnare punti vittoria, o meglio punti felicità. Poi durante la partita si andranno a creare, a generare dei mostri che potremo andare a combattere per fare punti anche in quel modo, oppure potremo raccogliere oggetti che ci potrebbero dare punti anche a fine partita secondo diverse condizioni, quindi più modi per fare punti pur mantenendo un gameplay molto lineare, molto semplice e quindi approcciabile da chiunque, appunto come il target di questo gioco. I materiali sono bellissimi, la scatola in latta un po' come il portapranzo del videogioco, queste miniature che sono i lavoratori molto belli, le carte trasparenti che vanno a coprire appunto i vari spazi azione quando si andranno a creare i mostri, sono davvero molto carine. Forse un po' piccolino tutto quanto, però è veramente una piccola cosa. Molto molto carino, semplice, ma non affatto banale. Dategli una possibilità, perché un po' di fortuna c'è soprattutto per quanto riguarda il sconfiggere i mostri, perché basta lanciare dei dadi. Però comunque si può potenziare il proprio personaggio anche grazie o a vari spazi azione o raccogliendo oggetti. Quindi ve lo consiglio, mi è piaciuto e non può che finire tra i mi piace dei giochi provati questo mese. Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete i link alla mia recensione di Fallout Shelter. Il quinto gioco di cui vi parlo oggi è un classicone, perché vi parlo di Race for the Galaxy. Anche di questo gioco qui sotto in descrizione trovate la mia recensione approfondita. Questo è un gioco che ha fatto davvero scuola, soprattutto per la sua meccanica. Ogni turno è diviso in diverse fasi. All'inizio del turno i giocatori sceglieranno una carta che determinerà quale fase vorranno giocare. Tutti lo faranno e poi sveleranno la propria carta. Se esempio io ho scelto di applicare, di attivare la prima fase, tutti faranno la prima fase, ma io che ho scelto quella carta, quindi di attivare quella fase, avrò anche un bonus, e così per tutti gli altri giocatori. Quindi posso leggere un po' anche cosa vorranno fare gli altri giocatori per capire quale fase vorranno attivare e quindi di conseguenza magari sceglierne un'altra per non bruciarmi l'opportunità di fare un'altra fase del turno. È un gioco molto particolare che, come ho detto, ha fatto scuola. Molti altri giochi anche moderni hanno riutilizzato questa meccanica, hanno ristampato il gioco, che anche se l'ambientazione non mi fa impazzire, questa spaziale, colonizzare nuovi pianeti e progredire con la tecnologia,
però effettivamente è un bel gioco. La nuova ristampa speravo andassero ad aggiustare qualcosina, come i simboli, la simbologia, che è davvero tanta e poco intuitiva. È il grande scoglio di questo gioco per le prime partite, perché per il tre quarti della partita starete lì per vedere che cosa significa ogni carta, ed è un grande peccato. Poi, una volta imparata, andrete via come dei treni, e il gioco in realtà merita, perché ha una longevità altissima. Come escono le carte, come le giocate, con chi giocate, veramente cambia di partita in partita. Però la simbologia è un po' anche l'ergonomia delle carte, del metterne una sopra come fosse una merce, non mi fa impazzire questa cosa. Magari un cubetto, pur scartando la carta, anche perché sinceramente mettere una carta coperta per bloccarla non mi ha mai condizionato più di tanto la mia strategia del gioco, e quindi ci può stare. È una scelta sicuramente ponderata da parte di chi ha progettato il gioco, però è un po' scomoda. Ecco, più che altro la simbologia, che non è stata cambiata, è una grossa pecca. Il gioco rimane una bomba e quindi comunque va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in questo mese. Ho sforato, ma qualche secondo in più lo meritava questo titolo. E con il sesto gioco entriamo nel mondo del gioco a osta, perché siamo andati a questa manifestazione per la prima volta. Ero veramente ansioso di vederla, ne ho sempre sentito parlare. Abbiamo fatto lì le nostre vacanze e me ne sono innamorato. Se potete, veramente andateci, perché veramente è l'emblema del gioco. Si gioca tutti i giorni, tutto il giorno, ma soprattutto si gioca ovunque, in giro per la città, nei monumenti storici. È tutto, veramente l'atmosfera cambia totalmente ed è un'esperienza unica. Se vi piace il mondo dei giochi anche in modo collaterale, provatelo, perché veramente è una chicca ed è un peccato che si faccia una sola volta all'anno. Quindi, se potete, programmate già le vacanze del prossimo anno ad Aosta, perché è un vero fiore all'occhiello. Il sesto gioco che appunto ho provato al gioco Aosta, con la loro ludoteca gigante formata da 2000 titoli, è stato Gizmo. Non ero mai riuscito a provarlo e finalmente l'ho provato. Gizmo è sicuramente la cosa che ti attrae, sono queste biglie che scendono un po' alla pozione esplosive, ma con una sola corsia. Prendi una biglia che è l'energia e la metti sul tuo cerchietto. Poi puoi prendere delle carte, per prendere devi andare a scartare queste biglie, e queste carte ti andranno a potenziare le mosse che puoi fare durante il tuo turno. All'inizio ero un po' perplesso, perché prendevo una carta, prendevo una biglia, la rimettevo dentro. Mi sembrava molto semplice, molto lineare, però poi, iniziando a prendere delle carte, mi davano delle combo molto interessanti, tipo ok, prendo questa biglia, quindi mi si attiva questa carta, posso prendere un'altra biglia che mi dà dei punti, quindi posso fare questo, questo, questo. Ogni turno era sempre più pregno di combo, molto più interessante, era sempre ero sempre indeciso su cosa fare, cosa attivare, cosa era meglio prendere, cosa era meglio attivare, per quale combo fosse la migliore. Mi è davvero piaciuto. All'inizio mi aveva lasciato perplesso, ma più lo giocavo più dicevo ma wow, ma che figo. E devo dire che non se ne parla più tanto, purtroppo. È un gioco anche semplice, dalle regole non così difficili, mi è piaciuto. Forse il macchinario è un po' instabile, è un po' delicato, ma non per questo deve essere penalizzato, e quindi va tra i mi piace dei giochi che ho provato in questo mese. Il settimo titolo che ho provato sempre al gioco Aosta, non ero mai riuscito a provarlo e l'ho provato, è Flick to Fate, un gioco di schicchere e dei. In questo gioco noi andremo a schiccherare le nostre pedine, i nostri dei, per andare a prendere il controllo delle isole. I materiali sono bellissimi, questo tappetino che serve proprio da tabellone, queste pedine da lanciare tutte colorate con delle immagini bellissime. Poi all'inizio del turno c'è questa votazione su quale regola aggiungere in più per quel round o comunque per tutto il resto della partita. È molto interessante, è un gioco semplice di schicchere, forse anche troppo semplice, perché non mi ha lasciato sinceramente la voglia di rigiocarci. Forse il gioco di schicker comunque non è tra i miei preferiti, però ci sono queste pedine grandi che sono i templi, che sono più difficili da mandare via,
però non contano di più rispetto agli altri, quindi fai la fatica per centrare quel cerchietto in questa regione, però poi sì, hai questo che è un po' più pesante da scansare, ma effettivamente per quanto riguarda i punti o la maggioranza conta come fosse un cerchietto piccolo, e questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso. Peccato, forse è un gioco da un'idea bella ma non sviluppata benissimo. Peccato, avevo un'aspettativa abbastanza alta, forse perché l'ho giocato in due, quindi forse questo ha influito, dovrei giocarlo in più persone, però era un tira, mira, tira, mira, mira, tira. Non mi ha lasciato granché, va a finire tra i non mi piace dei giochi provati in questo mese. Un altro titolo che ho provato al gioco Osta, sempre grazie alla loro ludoteca super fornita, è Furnace. Anche di questo titolo ne ho sempre sentito parlare, non ero mai riuscito a provarlo, anche perché è una gestione risorse, trasformazione, carte, aste, e quindi proprio tutte le mie tipologie che più mi piacciono erano racchiuse appunto in questo gioco, che mai ero riuscito a provare. Ce l'ho fatta e ora ve lo racconto. È un gioco molto cervellotico, dove bisogna pensare cosa prendere, perché all'inizio avremo questa fila di carte e noi avremo questi gettoni numerati. Sceglieremo dove mettere appunto questi gettoni per riuscire a prendere le carte. Solo chi avrà il numero più alto potrà accaparrarsi la carta e metterla sulla propria linea dove andremo a fare le varie trasformazioni. Chi comunque aveva messo un proprio gettone, ovviamente al valore più basso, prenderà una ricompensa un po' più piccola, che in genere è una risorsa. Quindi comunque mettere un proprio gettone ti permette di avere qualcosa, però a volte avere la carta è fondamentale. Noi poi metteremo in ordine queste carte che ci daranno risorse, che poi le trasformeranno in altre risorse, che ci daranno tanti punti. Capire come andare a combinare queste carte è fondamentale, è molto sfidante, è molto bello, perché un passo falso potrebbe costarti la partita, perché i turni sono pochi, il gioco è davvero stretto. E mi è piaciuto un sacco anche questa sorta di asta quasi molto particolare, che è il proprio mettere i propri gettoni sulla carta che vorremmo prenderci, e magari se c'è un 2 di un qualche giocatore e io ci voglio andare sopra, posso mettere o un 3 o un 4 se mi è rimasto. E quindi anche vedere cosa e come giocano gli altri è molto molto importante. Quindi cervellotico, perché dura 40 minuti ma la concentrazione è altissima, proprio come piace a me. Quindi va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in questo mese, anche se devo dire l'ambientazione proprio non mi fa impazzire. Un altro gioco che avrei sempre voluto provare, la copertina mi attraeva, anche l'ambientazione, le immagini, è proprio Meadow, e grazie alla ludoteca sono riuscito a provarlo. Meadow è un gioco di carte molto particolare. Le carte hanno dei simboli e per giocarle richiedono altri simboli. Quindi avremo le carte base, che non richiedono niente ma danno solo simboli, magari quelli più comuni. Giocheremo delle carte appunto che ci danno altri simboli, ma le giocheremo sopra le carte precedenti, quindi andremo a coprire altri simboli che avevamo in precedenza, e qui si forma una sorta di catena, perché dovremo cercare di giocare le carte in un modo sequenziale, in modo da avere sempre i simboli che ci servono. Più carte giocheremo, più punti faremo. Avremo anche poi delle carte paesaggio che un po' funzionano in questo modo. Ed è un gioco molto molto bello. Anche qui c'è da concentrarsi, non come in Furnace, però un passo falso potrebbe anche qua, non dico costarvi la partita, ma lasciarvi un po' indietro. C'è poi una gestione anche dei simboli per quanto riguarda un ciocco di legno, che ci sono appunto delle coppie di simboli accoppiate in modo casuale. Il primo che ha un simbolo per tipo potrà mettere il proprio gettone che varrà punti, anche se pur giocandolo in 4 non c'è stata questa corsa forsennata, perché bene o male c'era spazio quasi per tutti. Peccato, se fosse stato un po' più stretto l'avrei preferito. Mi è piaciuto come andare a prendere le carte in questo schema, un po' alla Quadropolis. Avremo queste barchette o queste frecce che ci indicheranno quale carta prendere della colonna o della riga, ma la potremo anche usare per il suo potere speciale. Quindi più cose da tenere a mente. Mi ha ricordato un po' Codex Naturalis, forse la versione un po' più pompata. Comunque devo dire che mi è piaciuto, e quindi va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in questo mese.
Il decimo gioco di cui vi parlo oggi non è uno, ma sono tre giochi, e non è un gioco da tavolo, ma è un gioco all'aperto, perché vi parlo dei Locus, the escape room, le cacce al tesoro da fare all'aperto in giro per tutta la città, sempre gratuitamente grazie al gioco Osta. I Locus sono appunto delle cacce al tesoro, delle escape room a cielo aperto in giro per tutta la città, nei punti nevralgici, nei monumenti o comunque nei punti di interesse di Aosta. Sono davvero fantastiche perché ti fanno conoscere veramente la città divertendoti, ti danno magari un dettaglio da cercare attorno a te, vai in quel punto, te ne dà un altro e ne cerchi così via finché non vai in giro per tutta la città, oppure degli enigmi sparsi in giro per la città nel qualcosa che magari è raffigurato, qualche statua, qualcosa che grazie a queste, adesso ve le apro, a questi fogli che si aprivano potevate risolvere i vari enigmi e quindi anche grazie all'aiuto dell'app fare determinate cose. Mi sono piaciute davvero tantissimo, eravamo degli invasati, non c'era il tempo ma noi correvamo pur di riuscire a stare nel tempo suggerito. Mi è piaciuto tantissimo, bisognava entrare anche dentro le chiese per cercare alcuni quadri o comunque alcune scritte per poi metterle dentro agli schemi, davvero bellissimo. Ho respirato proprio la voglia di sia di vincere, perché sapete che sono super competitivo, ma anche di esplorare la città e di divertirmi grazie a questo foglio di carta gratuita, era proprio gratuito e bravissimi, ottima iniziativa, mi è piaciuta tantissimo, ne ho fatte tre in due giorni, le mie gambe chiedevano pietà, però la soddisfazione è davvero molto molto alta, un po' tipo il codice da Vinci mi sembrava di essere. Anche qui spendo qualche parola in più perché è un'idea geniale che secondo me richiede tantissimo lavoro dietro e magari non si dà il giusto peso quando si dovrebbe fare tutto ciò. Anche solo per in realtà l'app che c'è di supporto, le storie sono anche avvincenti ma allo stesso tempo molto divertenti, mi è piaciuto davvero tanto, le abbiamo fatte in due e ci siamo divertiti tantissimo, non vi faccio vedere troppo per non farvi troppi spoiler, erano rigiocabili comunque anche ad anni di differenza perché non tutte e tre sono uscite quest'anno, belle, belle, belle. Se cercate qualcosa da fare durante il gioco Osta, magari non la sera perché forse non tutti i luoghi sono aperti, ma magari la mattina o il pomeriggio, fatele perché vi divertirete un sacco. L'undicesimo gioco provato sempre a gioco Osta è Happy Little Dinosaurs, il mio inglese è pessimo, scusate, ma è il nuovo titolo targato Asmodee. È un gioco dalla grafica bellissima, noi dovremmo cercare di sopravvivere ai vari cataclismi, ma non solo ambientali, anche morali, psicologici e quant'altro, tipo ricevere una buca durante un appuntamento, oppure essere in piscina e uno squalo ci mangia, una cosa così, è fantastico, sono bellissime le immagini, sono bellissimi anche i giochi di parole che ci sono, tipo il Tyrannosaurus Rex, già lì vale tutto quanto. La meccanica però mi ha lasciato un po' interdetto, secondo me il regolamento è scritto davvero molto male, forse ero stanco, non lo so, era sera, ma non capivo che cosa dovevo fare. In realtà era semplice, giro una carta calamità, che può essere di diversi tipi, che danno comunque anche punti durante la partita, quindi bisogna averne un po', ma non averne troppe, perché altrimenti saremo eliminati. Dovremmo giocare una carta che ha il numero più alto o il numero più basso, ora non mi ricordo, vince o perde la carta calamità. Si guadagnano punti e così via, solo che queste carte hanno anche dei bonus o dei poteri speciali che vanno un po' a mettere quell'imprevedibilità e quel pepe al gioco. Forse eravamo in due, non lo so, e in due non girava granché bene, mi è dispiaciuto. Era un gioco molto sempliciotto, semplicistico forse. Giochi una carta, chi ha quasi il numero più alto vince, perde. Belle le immagini, belli giochi di parole, non bello il meccanismo. Peccato, va a finire tra i non mi piace dei giochi che ho provato in questo mese. Altro gioco provato sempre al gioco Osta, l'ultimo, è Fairy Tail Inn, un gioco che ricorda un po' il Forza 4 ma con una salsa fiabesca. Fairy Tail Inn è un gioco per due giocatori dove
andremo prima a sorteggiare quali personaggi, con quali personaggi giocheremo, ciascuno con una propria abilità e che darà punti in modo diverso. Noi li faremo scendere in questo schema di plastica che ricorda un po' appunto il Forza 4 e le finestre di un hotel, e poi in base a ciò che avremo attorno al nostro personaggio faremo punti o perderemo punti in base appunto al personaggio stesso. È un gioco molto carino, in realtà molto semplice. Noi prenderemo una delle due tessere che sono disponibili nella linea di successione, diciamo. Per prendere quelle un po' più in alto dovremo pagare, quindi rinunciare a dei soldi che sono punti vittoria. Carino, niente di particolare, almeno forse ci ho fatto una sola partita, magari richiede qualche altra partita. Semplice, prendevi una tessera, la facevi scendere, calcolavi poi i punti a fine partita, chi ha più punti ha vinto. Carino, sia nell'estetica sia nel regolamento, niente di che. Forse mi aspettavo qualcosa di più, era un Forza 4 un po' pompato. Mi è piaciuta l'ambientazione, però la cosa finiva lì, ma è solo a mio gusto personale e forse dovrei fare qualche partita in più. O, come dico sempre, semplicemente io sono fuori target e me ne rendo conto, e quindi per questo va a finire tra i non mi piace dei giochi che ho provato in questo mese. Una volta che il gioco host è finito, siamo tornati a casa e sono riuscito ad intavolare finalmente Farfalle, o meglio Farfalle, un gioco molto astratto, quasi matematico, che però ha quel qualcosa in più che me l'ha fatto davvero piacere. Farfalle è un gioco per soli 3 giocatori qui, e questo forse è il suo punto debole, perché ha solo la possibilità per 3 giocatori, ciascuno ha la sua piedina che partirà ai vertici, ognuno al suo vertice di questo triangolo che forma il tabellone, e noi ci muoveremo appunto di uno spazio lasciando dietro di noi questa asticella, questa bava. Immaginate un po' un bruco che lascia indietro la scia. Noi dovremo cercare di muoverci formando dei triangoli per fare queste falle che ci daranno punti. Se è nel nostro pezzo di tabellone ci darà pochi punti, se è in quello invece centrale, quello neutrale, ci darà un po' più di punti, se invece li facciamo su quelli avversari ci daranno molti punti. Inoltre, se faremo le bifalle, cioè questi due triangoli che sono proprio simmetrici, o meglio che sono opposti un po' la farfalla stilizzata, il papillon, ci daranno ancora più punti. La particolarità è che non potremo mai tornare sui nostri passi o comunque sui percorsi, sulle caselle già percorse da qualche altro giocatore, quindi se c'è già qualche altra striscia diventerà inaccessibile per noi. Quindi la difficoltà è non chiudersi da soli o non cercare, o comunque cercare di non rimanere incastrati. È un gioco che richiede un po' di pianificazione, non troppa, che devo dire che è molto veloce, una ventina di minuti e il gioco finisce, ma che ha quel qualcosina in più pur avendo due regole. Molto molto carino. Se volete, qui sotto comunque trovate la mia recensione approfondita, dateci un occhio perché davvero merita. Va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in questo mese. Il 14esimo, ma quanti sono, gioco che ho provato in questo mese non è un gioco ma un libro game. Infatti vi parlo de La maschera di Celestino V, un libro game dalle tinte e dalle atmosfere, tanto per ricollegarmi un po' alla Codice da Vinci. Questo libro game è molto particolare perché noi saremo Giovanni, un agente dei servizi comunque segreti, e il suo scopo sarà quello di sventare un attentato probabile al Papa. L'avventura si svolge all'Aquila, dove appunto si svolge annualmente il giubileo, che si svolge solo in quella città, esiste davvero, io non lo sapevo, che è la perdonanza celestiniana. Si apre questa porta santa, molto importante, ma quest'anno, inaspettatamente, scusate, è il Papa stesso che vuole aprire la porta. Strani però messaggi criptici ci arrivano, che sembrano quasi farci annusare un attentato imminente proprio al Papa e proprio durante la cerimonia. Quindi tantissime cose da organizzare, tantissime scelte da fare, ma soprattutto è in un contesto di cui noi non sappiamo molto, quindi scopriremo sempre di più anche delle tradizioni di questa festività.
E inoltre durante questa indagine ci arriveranno dei messaggi criptici o comunque degli enigmi che dovremo risolvere, dei codici da decifrare, molto interessante, sono degli enigmi comunque abbastanza facili, medio-bassa come difficoltà e quindi è approcciabile da tutti. Durante la prima parte del libro saremo appunto all'Aquila durante questa celebrazione prima e durante, e la seconda parte invece del libro ci porterà in giro per il mondo. È un po' più breve, ma andremo a vedere un po' che cosa c'è dietro a questo complotto, ecco, mettiamo così per non farvi spoiler. Molto interessante, ho finito il tempo ma non importa, le parole chiave che sbloccheremo grazie alle nostre scelte, che appunto ci faranno capire e ricordare quali sono le nostre scelte, ma andranno anche a sbloccare degli epiloghi che poi una volta messi insieme ci darà un maxi finale per farci capire come è andata a finire la nostra avventura. Molto particolare, l'ambientazione bellissima perché seppur con tinte religiose non è pesante o didascalica, anzi è molto intrigante, molto avvincente, molto thriller con quella sfumatura mystery, con quella sfumatura quasi da Agatha Christie o da Sherlock Holmes, molto molto bello. Quindi se avete l'opportunità leggetelo perché è facile da leggere, scorrevole, ma con una trama niente male. Quindi va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in questo mese. E sì, qui sotto in descrizione trovate anche la mia recensione approfondita. Il terz'ultimo gioco di cui vi parlo oggi, il 15esimo, è 5 Minute Mystery, un gioco deduttivo in tempo reale. E comunque se volete approfondire, qui sotto in descrizione c'è la mia recensione e qui in alto tra le schede anche la mia video recensione. Qui i giocatori dovranno collaborare in gruppo per andare a capo di un mistero, cercare di capire chi ha rubato il MacGuffin. Come dovranno fare? Avranno diverse schede scenario dove in queste schede sono nascosti dei simboli che andremo poi ad inserire nel nostro decodificatore, simboli che comunque sono molto simili tra di loro. Una volta inseriti gireremo questa scheda scenario, li andremo a verificare e vedremo se effettivamente sono giusti. Se sono giusti andremo a prendere una tessera indizio che una volta girata ci darà l'indizio stesso, tipo ventaglio, monocolo, occhiali, cappello, il tipo di pelle e così via. Andremo ad accostare alla tessera colpevole che avremo sorteggiato ad inizio partita, andremo a confrontare i codici a barre che se andranno a coincidere significa che il colpevole ha quella caratteristica, altrimenti significherà il contrario. Avremo le carte sospetto in mano, andremo a scartare man mano tutte quelle che non corrispondono all'indizio che avremo appena ricevuto, finché non ne rimarrà uno. Se avremo fatto tutto bene, andremo a girare la tessera colpevole e dovrà corrispondere a chi avremo in mano, quindi qual è il nostro sospettato. Se è tutto giusto, vinceremo. Dovremo andare a giocare quindi 5 casi uno dietro l'altro. Ogni caso appunto durerà 5 minuti, quindi è frenetico, è veloce. Rimanere lucidi e concentrati non è sempre facile. Ogni caso ha poi delle micro regole che cambiano il gioco, tipo il non poter parlare tra i giocatori, non vedere la scheda, oppure arrestare più colpevoli alla volta. Tante cose, tante piccole cose che rendono il gioco sempre diverso, molto molto particolare, deduttivo, frenetico, fresco, originale, mi è piaciuto tantissimo. Mi raccomando, approfonditelo anche con la mia recensione qui sotto e questo va a finire dritto tra i mi piace dei giochi che ho provato in questo mese. 16esimo e penultimo gioco di cui vi parlo oggi è il fratello di quello di cui vi ho appena parlato, perché è 5 Minute Dungeon, un gioco di dungeon, velocità e frenesia. Qui siamo un po' sullo stesso stile di quello precedente, c'è questo dungeon con un boss che richiederà appunto tanti simboli da scartare, ma prima di questo boss ci sono tante carte che possono essere sempre di più in base alla difficoltà, che ci sono altri mostri o comunque altri eventi. Mostri ed eventi ci richiederanno anch'essi dei simboli da scartare, i giocatori avranno in mano queste carte con questi simboli e se un mostro ti chiede due pergamene e tre spade, tutti insieme dovremo scartare due pergamene e tre spade collettivamente. Se non ce la fai puoi scartare carte per ripescarne altre, ma se rimani senza carte poi nel tuo mazzo diciamo che sei un po' bloccato, quindi non c'è molto da pensare, c'è più da coordinare i vari giocatori ed essere veloci, anche perché qui durano sempre 5 minuti ma
puoi anche risolvere 50 e passa carte per riuscire a superare l'ultimo livello ed è veramente tantissimo, tipo 10 secondi a carta o giù di lì. Molto molto frenetico, ma a mio gusto personale è solo frenesia e collaborazione. Ho preferito più 5 Minute Mystery perché è più deduttivo, c'è più concentrazione, c'è più logica, c'è più qualcosa da fare oltre al scartare carte e basta. Quindi forse perché ho preferito quello precedente, 5 Minute Mystery, questo mi ha lasciato un po' deluso perché non mi ha dato quel qualcosa in più e quindi va a finire tra i non mi piace dei giochi che ho provato in questo mese. E siamo arrivati così al 17° e ultimo gioco, non ce la faccio più, sto parlando da non so quanto, ma ce la farò. Quindi, ultimo gioco è l'ultimo caso che ho provato in anteprima di Hidden Games, Veleno Verde. È davvero un gioco molto particolare, qui sotto tra poco troverete comunque la mia recensione che sta per uscire. Il meccanismo è sempre lo stesso, apriamo la busta, avremo tutte le prove e da quelle dovremmo andare a risalire sul cosa diavolo sia successo e a rispondere alle classiche domande del questionario finale. Niente da leggere, niente paragrafi lunghi da leggere, da estrapolare prove o chissà che, qui un sacco di prove tutte insieme da catalogare e veramente ci sono, non so come dirvelo senza fare spoiler, ma luoghi da scoprire, esami veri e propri da fare fisicamente ed è una cosa che ho adorato, la tecnologia che anche qui è ben presente, è ben integrata, tanto da abbattere ancora una volta la quarta parete e far sentire davvero il giocatore all'interno del gioco, all'interno dell'azione. Un caso questa volta non banale, o meglio non che prima fossero banale, ma leggermente più difficile rispetto agli altri, ma allo stesso tempo non impossibile e non frustrante. Mi è piaciuto tantissimo, tra i tre che sono usciti è quello che mi è piaciuto di più. Ogni volta riescono a migliorarsi sempre di più e riescono sempre a stupirmi con qualcosa in più. Il fatto di aver fatto fisicamente dei test o comunque degli esami mi è piaciuto tantissimo, anche il fatto del visitare luoghi in un determinato modo che non vi dico mi ha lasciato veramente sorpreso, bello bello bello. Continuerò a dire che è uno dei migliori giochi investigativi che ci sono in circolazione. Io ringrazio sempre il fatto che me li fanno provare perché sono stupendi, veramente semplici, immediati, perché apri ed è tutto lì sul vostro tavolo, c'è sempre quel qualcosa in più e come avrete capito mi è piaciuto tantissimo e come forse alcuni di voi avranno notato non ho ancora detto qual è il mio gioco preferito perché è questo il mio gioco preferito e quindi va a finire tra i mi piace dei giochi che ho provato in questo mese e assolutamente senza alcun dubbio ha sbaragliato tutti gli altri 16 titoli di questo mese perché mi ha davvero folgorato, complimenti. E siamo arrivati alla fine di questo video eterno, è stato lunghissimo e difficilissimo riuscire a parlare così velocemente, non ho approfondito bene i titoli ma ragazzi questo video sarebbe durato troppo quindi ho fatto veramente un riassuntone gigante per rendervi comunque appetibile il video. E, come sempre spero che vi sia piaciuto, scrivete qui sotto nei commenti quale vi hanno ispirato, quale vi ispirano, quale non vi ispirano, cosa avete provato, cosa non avete provato, se siete stati al gioco Oste vi ringrazio per tutto l'affetto che comunque mi avete dimostrato e tu che mi hai fermato per strada chiedendomi a gran voce se il gioco Oste fosse top, flop o meglio se fosse hot and cold, mi hai riempito il cuore, sappilo, e ti vado a riconfermare che è sicuramente hot. Come sempre poi spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti che stanno tornando a pieno regime.
Inoltre sempre qui sotto in descrizione trovate i link per acquistare i giochi citati in questo video insieme ai vostri preferiti, li potete acquistare senza spendere un soldo in più, ma così facendo poi supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora e a darvi sempre più contenuti. Inoltre sempre qui sotto in descrizione, come avete capito, troverete alcune recensioni dei giochi citati in questo video e i link a tutti i nostri social, sito, Facebook e Instagram, dove troverete foto inedite, dietro le quinte, domande per la community e tantissimo altro ancora. Ma soprattutto oggi che è uscito il video troverete anche le schede dei giochi citati in questo video e sarete voi a dire se sono top o flop, quindi dite la vostra, vi aspetto lì. Io ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto, siete dei pazzi, vi amo come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Maledetta clessidra, ciao!